Maria De Filippi nonna pace, intoppo con uomini e donne. Le vacanze slittano. Maria De Filippi ancora al lavoro, problemi da risolvere per il ritorno in TV a settembre. Estate di lavoro per la conduttrice di Uomini e Donne che è stata paparazzata dal settimanale Chi in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pola, ma non per svago. A quanto pare infatti ha seguito l'ultima edizione di Temptation Island e le vacanze per lei slitteranno ancora. In vista di una stagione televisiva decisamente impegnativa, la signora di Canale 5 è già al lavoro per definire gli ultimi dettagli dei suoi programmi invernali. Il primo punto da risolvere sarà sicuramente legato al dating show dell'ammiraglia Mediaset. A quanto pare infatti la presenza di Tina Cipollari, nelle vesti di opinionista, sarebbe in bilico. La scelta della rete infatti sarebbe quella di cambiare registro e passare a uno stile più sobrio, che potrebbe non prevedere la presenza della Frusinate. Questo avrebbe portato a un ripensamento nel talk dei sentimenti Mediaset. Al momento la bionda opinionista non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione in merito a una sua esclusione e, stando agli ultimi rumors, la De Filippi non vorrebbe rinunciare a lei. Conduttrice al lavoro per la versione invernale di Temptation Island, al vaglio due location. In attesa di scoprire se Tina Cipollari verrà riconfermata a Uomini e Donne, quel che è certo è che ci sarà una versione invernale dell'Isola delle Tentazioni. Anche in questo caso però ci saranno delle scelte importanti da fare. La location potrebbe essere di montagna, ma sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini sono state fatte altre ipotesi. A quanto pare sarebbero due le location papabili. A Cortina? Forse. Oppure potrebbe essere comunque in bikini, si legge sul noto settimanale in cui è stato riportato. Possiamo immaginare Maria puntare il dito sul mappamondo toccando ora le Maldive, ora le isole Cook. Bisognerà capire quale location sarà più attraente per il pubblico a casa. Quel che è certo è che in autunno-inverno partiranno, oltre ai programmi succitati, anche C'è posta per te e Tu sì che vales, le cui registrazioni inizieranno a breve. Conduttrice di Canale 5, prima estate senza Maurizio Costanzo, il pomeriggio di relax con il figlio. Slitteranno le vacanze di Maria De Filippi, sulla quale ha rotto il silenzio Mirta Merlino, che sta vivendo la prima estate senza il marito, scomparso lo scorso inverno. La conduttrice si concederà sicuramente qualche settimana di relax nella sua villa di Ansedonia con il figlio e gli affetti più cari. In queste settimane è stata raggiunta proprio da Gabriele in Sardegna, responsabile di WeTitF, impegnato per lavoro. Madre e figlio però si sono concessi un pomeriggio di relax tra sole, giochi e coccole al loro amico a quattro zampe, Tommy, come visibile nella foto in basso ripresa dal